Presidente, Coraggio Italia è stata la prima lista del centrodestra a depositare le liste in antimafia. Che valore assegna alla blindatura, diciamo, di quelle che potrebbero essere white list elettorali? È essenziale che le persone siano oneste, c'è questa legge che mi sembra buona, che fa fare un filtro, fa controllare, e questo varrà sempre per tutte le regioni, faccia controllare le qualità, insomma quelle che magari apparentemente possono non essere viste, in maniera tale che le liste siano date, abbiano un bollino di qualcuno che le ha controllate. Ma non è questo non vuol dire, non è poi un pass, perché vuol dire che sei bravo a fare, poi devi dimostrarlo con le idee. Lei viene dal mondo dell'impresa, il candidato alla presidenza, Roberto Chiuto, viene dal mondo dell'impresa, ma l'impresa cosa può fare per la Calabria? La Calabria che cosa può fare attraverso l'imprenditoria? Ma stiamo parlando di un complesso molto articolato che vede nell'imprenditore il proprietario o i proprietari, se sono una famiglia, ma assieme a loro i loro collaboratori, che forse sono pure più importanti. È a questo mondo che dobbiamo rivolgerci, perché è quello il mondo che tiene in piedi l'Italia. Cioè sono loro che si alzano tutte le mattine, che faticano. A loro, a voi faccio un appello. Cioè, diventiamo fratelli, lo siamo già, facciamo in modo dalla Calabria di dare uno spirito positivo. Questa posizione oggi nell'ambito del centrodestra la considera strutturale oppure domani chissà? No, è strutturale, l'area politica nostra è, come è stata a Venezia in tutti questi anni, è di centrodestra. Il tema è che se è centrodestra, se c'è il centro, se non c'è il centro è destra. E probabilmente a quel punto là fai fatica a raccordarti con le cancellerie di tutto il mondo, con l'Europa, perché guardate che i fondi si decidono a Bruxelles. Noi abbiamo bisogno di gente che sa dialogare con tutti. Cioè, il cittadino non gliene frega niente, lei cosa pensa, che religione ha, roba del genere. A lei interessa che sia una persona per bene, che non gli sporchi casa sua, che non gli butti le spazzature per strada e che i suoi figli possano vivere bene. Per cui questo è l'ancoraggio. Poi io penso che, ma questo è il mio pensiero, che sarà il centrodestra a dare la prospettiva ai prossimi 10 anni al paese, ma credo che sia la convenienza del paese. Ma visto che è un uomo di numeri, dopo il merge con Cambiamo e il primo vero banco di prova elettorale per Coraggio Italia, entrerete in consiglio regionale? Che obiettivo vi siete dati per il 3-4-8? Guarda, io quando gioco una partita gioco per vincere e mi preparo per vincere, e di solito quando l'arbitro fischia alla fine conteremo di quanto abbiamo vinto, ma che vinciamo è sicuro.